Bene, abbiamo con noi Cristina Grieco, presidente Indire. Buongiorno, buongiorno Grieco. Siamo nella sala capitolare del Senato, è stato appena svolto un rapporto, si è appena consumato una presentazione di un rapporto molto interessante riguardo l'Erasmus 2023. Parliamo con appunto la dottoressa Grieco riguardo quali sono le novità, le tendenze dell'Erasmus, perché anche ci sono numeri importanti da annunciare. Grieco, prego. Ma sì, in estrema sintesi i numeri sono veramente confortanti, perché siamo tornati ai livelli pre-pandemia. Quindi sia i numeri degli studenti universitari accolti che diciamo quelli in mobilità verso l'estero sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni, addirittura abbiamo superato i numeri del 2019. Molto bene anche la parte Erasmus, che magari si conosce meno, a cui si pensa meno, che è la parte dell'Erasmus che si rivolge alla scuola, quindi penso ai progetti di mobilità degli studenti, ma anche dei docenti, penso ai twinning, e anche l'incremento costante che però noi come obiettivo ci diamo di aumentare ancora dell'azione sugli adulti, quindi Erasmus per gli adulti con la piattaforma digitale. Quindi diciamo numeri di assoluto successo, anche in riferimento alla percentuale in media superiore al 98% di finanziamenti che siamo riusciti ad impegnare. Quindi sono finanziamenti importanti, però è importante ottenerli, è altrettanto importante saperli spendere bene, quindi con efficacia ed efficienza. Bene, si è tornati a partire per l'Europa dall'Italia con un numero significativo, quasi 20.000 l'anno, dall'87 oltre 720.000 studenti, insomma sono risultati interessanti. L'Erasmus è anche un'opportunità per gli insegnanti. Cosa deve fare un insegnante per partecipare all'Erasmus? Ma Erasmus propone tante azioni, e in questo nuovo programma sono addirittura migliorate, e rappresenta una grande opportunità di scambio, non solo magari per conoscere lingua, approfondire la lingua come si può pensare a prima vista, ma anche e soprattutto per condividere esperienze di insegnamento. Quindi ci possono essere delle esperienze di accoglienza di insegnanti esteri, ma anche esperienze in uscita, per esempio di job shadowing, quindi assistere a come lavorano le scuole negli altri paesi europei, assistere a come vengono gestiti i processi di innovazione didattica, oppure molto importante anche la piattaforma eTwinning, che coinvolge tantissimi insegnanti italiani e che è una straordinaria esperienza di innovazione didattica per i docenti, e anche una grande opportunità di uscire dai confini delle aule, penso alle scuole piccole, marginali, che magari si trovano in contesti più isolati, quindi è una finestra sul mondo, si può fare un progetto didattico educativo insieme a classi che sono a migliaia di chilometri di distanza. Quindi questa è veramente una grandissima opportunità per lavorare insieme, per entrare nello spirito Erasmus, che è lo spirito anche di cittadinanza europea. Quindi insomma le opportunità sono Erasmus è un moltiplicatore di opportunità. Si è parlato anche di questa novità, l'Erasmus Plus, che è un programma di 7 anni e diciamo che va oltre anche al tradizionale approccio scolastico, si apre anche ad altri ambiti, e anche e soprattutto perché partire per l'Europa significa non solo imparare una lingua, no? Esatto, Erasmus quest'anno come programma compie 37 anni, quindi parliamo già di una generazione
Erasmus. In questo settennato 21-27 la Commissione europea ha puntato sull'ampliamento del programma, anche proprio inserendo l'aspetto più dell'inclusione sociale, dello sport, quindi la cittadinanza europea per i giovani ma anche per gli adulti, attraverso una crescita professionale nel caso dei docenti, una crescita in competenze in competenze trasversali, soprattutto anche in chiave di cittadinanza europea, quindi nell'ottica dei valori che l'Europa porta avanti. Un'ultima domanda, l'Italia si classifica come secondo paese ricevente a livello europeo, voglio dire, insomma, siamo anche accoglienti. Siamo anche accoglienti, vabbè, poi diciamo che la bellezza del nostro paese aiuta, però c'è anche tanto, tanto lavoro dietro, solo in Indire c'è una squadra di 150 persone che lavora per Erasmus, quindi insomma, questi risultati non vengono da soli. Mi piace però anche ricordare che tra le migliori università in termini di numeri, anche per outcoming, quindi per scambi verso l'estero, 4 università sulle prime 5 sono italiane. Quindi è una risposta importante sia appunto come capacità di accoglienza, quindi ovviamente di proposta di progetti interessanti e validati, ma anche come sensibilità nel mandare ragazzi a fare questa esperienza eccezionale, quindi anche valorizzarla, credo, nel percorso di studio. Bene, ringraziamo Cristina Greco, Presidente Indire. Grazie, arrivederci.